fucili, donne e pugni. Ma anche ricordi e suoni in questo numero di Futura TV. L'unità d'Italia raccontata dai protagonisti di ieri e di oggi. Dalle officine grandi riparazioni allo stravagante Club dei Mille di Pinerolo. Si parlerà di passioni sul ring e sul palcoscenico, dell'amore per la box e del rapporto speciale tra i Subsonica e la città di Torino. Italia 150, dalle OGR parte la grande festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ricordi, emozioni, si intrecciano con le speranze per il futuro. Promesso di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo capo, di eseguire lealmente i comandi, più o meno suonava così, nell'interesse dell'Italia per il pubblico bene. Le OGR, Officine Grandi Riparazioni, sono uno dei luoghi simbolo dell'Unità d'Italia. Per più di un secolo, tra le loro mura, migliaia di uomini e donne, venuti a Torino da tutto il paese, scoprirono e forgiarono quel senso di unione che affonda le radici nel lavoro quotidiano. L'esperienza dell'OGR, che devo dire, è stata più che positiva. Guardate, eravamo una famiglia, 1100 operai, dirigenti, tecnici, ci davamo del tu. Non esistevano remore, invidie, niente. Nel 1865 Torino perde il suo ruolo di capitale e si reinventa decidendo di investire nello sviluppo industriale. E in quel periodo, tra il 1885 e il 1895, che nascono le OGR, concepite per essere un centro di avanguardia nella revisione e riparazione dei treni. Negli anni 70, nello stabilimento, lavoravano oltre 1400 operai. Praticamente era divisa in due l'officina da una grande fossa sulla quale si muoveva un cosiddetto carrello trasportatore. Praticamente era un binario su delle ruote che si muoveva, attraversava l'officina e serviva, erano prospicienti a questo carrello trasportatore a pettine dei binari, dove alla fine dei binari poi c'erano all'interno del capannone queste isole di lavorazione. Le vecchie locomotive trifatte, circa 70.000 metri quadrati di capannoni. Quella era la pendola, vedi dove bollavano le tessere? Il P41 lo bollavano lì, la tessera gli operai. La tessera di presenza. La tessera di presenza. Oggi hanno i peggio, tutti passano, ma allora aveva la tessera. Poi veniva agli uffici, al PMP per vedere gli straordinari che facevano, l'orario normale, la mezz'ora di pausa, veniva calcolato tutto. Oggi le Officine Grandi Riparazioni si preparano a diventare il cuore pulsante della festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Attraverso tre grandi mostre si sviluppa il racconto di uomini e donne che hanno creato la nostra nazione. E chi l'avrebbe detto che poi oggi sarebbe diventato sede della mostra per i 150 anni dell'Unità d'Italia? Qualcosa che ci tocca proprio da vicino. Non pensavamo che fossimo noi un domani a dover dire qui Torino festeggia l'Unità d'Italia all'interno di un impianto che bene o male ci ha accolti per 20, per 25 come nel mio caso, chi per 30 anni e anche più. Che l'Italia si armi e sarà libera. È con questo appello che Garibaldi sottoscrisse il manifesto per 1 milione di fucili, quelli che gli servivano per la sua spedizione, la spedizione dei Mille. E qui a Pinerolo, un importante antico club sociale rispose all'appello. Il circolo nasce a Pinerolo nel 1806, non in questi locali,
arriva in questi locali a metà dell'Ottocento e ivi rimane fino ai giorni nostri. Vogliamo pensare che sia il circolo più vecchio d'Italia ad aver mantenuto aperti i suoi locali quotidianamente per oltre 200 anni. Tornando indietro nel tempo, tra le attività filantropiche, quella del finanziamento del milione di fucili per Garibaldi. Noi abbiamo scoperto questa cosa, che nel circolo sociale si sarebbe fatta una colletta, chiamiamolo così, per comprare i fucili che dovevano servire a Garibaldi. In realtà fare questa raccolta di fucili era reato anche allora, come è reato adesso. Se tu ti metti a raccogliere i fucili per contribuire ad un'azione militare fuori dai confini dello Stato, sei in reato. Qui al circolo purtroppo scoppiarono due incendi, non solo uno, ma addirittura due. Il primo in particolar modo bruciò l'archivio e tutta la biblioteca. La documentazione che avevamo, tipo lettere inviate fra i vari iscritti che dicevano bisogna fare questo, bisogna fare quello, bisogna aiutare i Savoia, bisogna fare quell'altro, sono sparite nell'incendio. È questo che noi siamo rimasti un pochettino spiazzati dalla mancanza di documenti. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa bella e santa ci protegge. Il Club Sociale di Pinerolo ha veramente finanziato la spedizione dei mille? Ha veramente trovato i soldi per fornire a Garibaldi i fucili che gli servivano? Secondo i membri del Club Sociale, sì. I documenti purtroppo sono andati distrutti, ma resta viva nella memoria un episodio di grande coesione nazionale. Oggi le donne scendono in piazza per difendere i loro diritti. 150 anni fa questa battaglia avveniva nei salotti. Siamo ospiti della dottoressa Paola Prunastola, buongiorno, buongiorno, che ci parlerà di Cristina Trivulzio di Belgioioso, una donna che ha dato un contributo importante per le lotte risorgimentali italiani e per l'emancipazione femminile in Italia. Prego. Cristina Trivulzio di Belgioioso ha avuto un ruolo molto importante nel cucire insieme l'Italia. Nel periodo in cui si trovava in Francia ha organizzato un salotto politico letterario per gli esuli politici italiani. Di che cosa si parlava in questo salotto? In questo salotto si parlava di qualunque cosa. Era un salotto vivacissimo in cui si parlava di letteratura, si faceva musica, si parlava di politica e il tutto ad altissimi livelli. In esso parteciparono i nomi del nostro Risorgimento, come Maroncelli, come Tommaseo, come lo stesso Cavour, che in qualche volta vi si recò. Ci furono dei musicisti famosissimi, come Liszt, come Bellini, e addirittura lo stesso ambasciatore d'Austria partecipava a queste riunioni insieme agli esuli italiani, per cui era una cosa veramente eccezionale, come addirittura dei nemici si trovassero sotto lo stesso tetto a parlare degli argomenti più svariati, dalla religione alla politica. Cristina Trivulzio di Belgioioso ha avuto un ruolo anche molto importante nel corso della prima guerra d'indipendenza, sia nei fatti di Milano che di Roma. Ci può spiegare più concretamente che cosa fece? Cristina durante le 5 giornate di Milano non si trovava da principio a Milano, ma era a Napoli, dove curava la pubblicazione di un suo ennesimo giornale. Ma quando seppe delle 5 giornate partì, e non partì da sola, riuscì a reclutare ben 160 esuli napoletani, li mise su una nave, il Virgilio, e li portò a Milano. In che modo queste donne hanno rappresentato uno stimolo e anche un esempio per le battaglie delle donne per un riconoscimento in società nell'Italia del Novecento e anche dei giorni nostri? Queste donne del Risorgimento italiano, che sono tantissime,
forse per la prima volta hanno saputo staccarsi dal personaggio maschile e prendere delle iniziative autonome e fare proprio quello che diceva la Trivulzio, che soltanto sapendosi staccare dalla realtà femminile di allora, che voleva una donna pallida, una donna sottomessa, solo così avrebbero potuto vincere e finalmente conquistare la loro dignità di donna. È uno sport di passione, sacrificio e riscatto sociale. Parliamo della box, la nobile arte che in Italia ha un'indiscussa tradizione. Negli ultimi anni però gli italiani sembrano aver perso l'amore per il pugilato. A tenere vive le palestre sono stati sempre più gli stranieri. La box lo faccio perché comunque mi ha aiutato, la toglie mi ha tolto dalla strada, mi ha aiutato a risolvere un po' i problemi che avevo. La motivazione è nata dai problemi in casa, in famiglia, come la terza fascia della popolazione considerata in Italia. La gente che ha molta fame, cioè ora cerca un posto dove cercare di mangiare, ma mangiare nel senso allenarsi con i problemi che ha, quei problemi che ti danno la forza di arrivare a diventare potente. Anche nell'ambito sportivo, prettamente nella box, abbiamo un aumento di frequenza da parte di ragazzi che provengono da varie etnie, soprattutto devo dire per quanto riguarda la box, popolo dell'est europeo, quindi abbiamo moldavi, rumeni, russi, che già in patria, devo dire, avevano già un interesse per questo sport e qua hanno l'opportunità di continuare con quella grinta, magari con quella volontà, con quella determinazione che forse i ragazzi italiani di adesso hanno un po' perso, forse c'era qualche anno fa. Diciamo che gli italiani guardano di più l'aspetto fisico, il calcio, che è uno sport un po' da femminucce, invece è sport da combattimento, il rugby che è uno sport da uomini, purtroppo qua in Italia non va. E non va perché non ci sono soldi, perché la gente non ama guardare, non ama, pensa che è uno sport da gente manesca, che mena, che... Però purtroppo non è così, uno sport che si chiama anche la nobile arte addirittura, il pugilato. Quindi non usi solo la forza fisica, le braccia, non vuoi fare del male all'altra persona, cerchi solo di arrivare al tuo obiettivo, no? di vincere, di usare tutte le tecniche, la testa, tutta la furbizia anche, no? La box è tendenzialmente uno sport di conquista e come tale va interpretato anche dal punto di vista etico-sociale. Pensare che ci sono molti extracomunitari che fanno la box vuol dire accettare il principio di un'evidenza, cioè che alcune nazioni europee o anche extraeuropee o meno vivono tuttora di assoluta conquista. In un paese di maggiore stabilità come questo, come può essere quello dell'Italia, questo spiega il perché ci sono molti accessi di extracomunitari nelle nostre palestre. Ma il pugilato è uno sport oggi mal pagato. Non è facile oggi pensare di fare il pugile dal punto di vista professionistico e tanto meno amatoriale e dilettantistico, perché il recupero di denaro in rapporto a quello che è il sacrificio e allo stato di dolore, allo stato di sofferenza generale è assolutamente minimo.
Lo sport l'ho fatto sempre, sì. Il pugilato, con piccole pause, perché lavoro, prima di tutto il lavoro, soprattutto quando c'è una famiglia, perché praticamente un pugile deve fare come minimo 2 o 3 allenamenti al giorno, non si può lavorare. Adesso sto cercando di tornare giù, di mettermi in circuito per fare incontri al professionista. Uno sport di sacrificio questo, devi avere voglia di farlo, se non hai voglia puoi smettere subito. Come diciamo il calcio, la roba degli italiani, che siete tra i migliori nel mondo, se magari forse anche i migliori nel mondo, quindi ve lo giocate col Brasile, da noi arte e pugilato, le donne lo amano. La box è uno sport di grande sofferenza ed esterna tutto quello che la cosa più difficile che l'uomo può fare, cioè cercare di farsi strada a suon di botte. Devi usare molto la testa, c'è uno sport anche mentale, non basta essere forte, essere una roccia per andare avanti. Sono la band simbolo di Torino. Nelle loro canzoni sono tanti riferimenti al capoluogo piemontese, a partire da Istrice, il singolo estratto dal loro ultimo disco. E si sa, quando senti cantare la tua città in musica, si mescolano nostalgie, emozioni e ricordi. Su Futura TV, la Torino subsonica. È inutile comprendere perché, a volte i pensieri si confondono e mischiano speranze e realtà. Che si perdono così, un radar pronto quando chiude il cielo e noi colpevoli di troppa oscurità. Torino è sempre stata molto viva e ha sempre avuto la capacità di mescolare le forme d'arte. 15 anni fa, quando noi abbiamo cominciato a pensare al progetto dei Subsonica, la città era sicuramente in un periodo di fulgore, perché forse tutto quello che si era sviluppato all'inizio degli anni 90, la cappa grigia e tutto, si stava veramente diradando e stavano nascendo le prime realtà importanti, fino ad arrivare più o meno alla spartiacque che è stata quella degli anni, della metà degli anni 90, nel quale proprio il clubbing, possiamo dirlo, ha cominciato a prevalere. Ma clubbing vuol dire comunque semplicemente l'uscire ed avere dei posti di aggregazione. Allora, mi faccio solo vedere perché poi non vorrei che andaste a dire in giro che siamo dei pupazzetti perché non ci avete visto, eccetera, eccetera. E soprattutto che siamo bassi, non è vero? O almeno non tutti. Una band a dimensione europea, con una visione europea. E poi è però una band che è capace di raccontare la società, è capace di raccontare anche i problemi della città, i sentimenti, l'aria che tira. Samuel lo vedo spesso in centro, poi vabbè anche prima, 4-5 anni fa che facevano le serate giovedì al The Beach, io andavo spesso, lui era sempre lì che suonava. Nicotina Groove riflette molto le serate che si fanno a Torino, specialmente in Murazzi. Impronta sui tuoi passi senza stringere mai. Praticamente tutto quello che abbiamo fatto è nato da questa città ed è nato in particolare da questo che noi abbiamo all'epoca definivamo village, perché è stato forse il primo centro culturale della città in quell'epoca. Dopodiché nell'arco degli anni la città è cambiata, i centri si sono allargati e fortunatamente i focolai di creatività ed arte si sono moltiplicati. Io non lo sapevo, devo dire la verità, poi mi è stato detto da Luca che appunto sarei forse finito nel video di Subsonica e la cosa mi ha fatto piacere. Si capiva che erano persone che amavano la loro città. Io ormai mi considero praticamente torinese, anche se sono orgogliosamente romano, e devo dire che mi ha colpito, anche perché Torino è una città che ti avviluppa. Ti farò male come un colpo di pistola, è appena quello che ti meriti. Ti guardo che mi guardi, non so se salutarti o fare finta che non sia già tardi. Quando avrai silenzi. Quella musica che facciamo non è prescindibile dalla città, ma questo da sempre.
operatori di Fizzonica, secondo me, visto il rapporto molto stretto, riescono con le loro canzoni a descrivere la città sia con la loro musica che con i testi, che sono particolarmente ermetici, credo, come la città di Torino. È molto suggestiva, è molto inquietante e molto romantica allo stesso tempo, quindi mescola una serie di atmosfere che sono impagabili. Secondo me loro sono il gruppo più significativo di Torino, più emblematico. Let love come running back, darling. Torino rimane sempre una città interessante perché è sempre un volano, un po' perché le atmosfere arrivano prima, quindi anche i suoni arrivano prima. Fanno comunque vedere che Torino è abbastanza moderna come città rispetto a prima. Diciamo che la stanno rappresentando nella sua continua evoluzione. Qualunque ora del giorno e della notte, col caldo, col freddo, con la neve, con la pioggia, col sole, abbiamo sempre visto questa piazza, la collina, la Gran Madre, i Cappuccini, quindi per noi è proprio... è la fotografia. Ogni volta che ci mettiamo a scrivere, pur consapevoli di aver detto tutto quello che ci sembrava nella canzone precedente, poi magari ce ne viene fuori un'altra, così è stato con Nicotina, poi è stato con Cielo su Torino, poi è arrivato Istri, cioè comunque ci sono sempre degli step, a un certo punto ti rendi conto di aver voglia ancora di raccontare la città. È una città anche che fortunatamente cambia, quindi è verosimile che ci sia altro da raccontare nei mesi e negli anni a venire, o almeno vogliamo augurarci. Grazie a tutti. Con quest'ultimo servizio vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo numero di Futura TV.